La recente iscrizione del Borgo Daun all'interno del patrimonio mondiale dell'UNESCO sembra dare nuova linfa al culto micaelico. Torna dunque in auge anche l'iconografia legata all'angelo che sconfigge il demonio. L'inviato Enzo Dal Vecchio. Michael in ebraico significa chi è come Dio, l'arcangelo Michele, l'angelo che conduce la battaglia contro il demonio in forma di drago. Nel corso dei secoli l'iconografia sacra ha dedicato uno spazio particolare a San Michele, l'arcangelo che detiene le chiavi del paradiso, l'angelo che portò a Dio la terra e l'acqua per creare Adamo. Immagini, dogmi, credenze, leggende che hanno ispirato numerosi artisti nel corso dei secoli. In genere rappresentato come un angelo rivestito di un'armatura, la spada sguainata per uccidere il drago sotto i suoi piedi. A poche settimane dalla proclamazione del santuario di San Michele di Monte Sant'Angelo nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'artista Lidia Croce ha messo a punto una nuova, inedita proposta di rappresentazione del santo soldato. Ecco, io immagino questo arcangelo che arriva dall'universo oggi. Oggi, in un mondo tecnologico, un mondo di equazioni, specialmente intendo quelle di Einstein, le ultime che ci hanno aperto nuove possibilità di accesso all'universo, ultimamente hanno scoperto i nostri scienziati la materializzazione e la smaterializzazione di una particella subatomica. E quindi è proprio il processo che fanno gli angeli quando appaiono sulla Terra, si materializzano all'improvviso. E poi scompaiono all'improvviso, però non sono totalmente incorporei, perché i fotoni sono materia, come ci insegna Einstein. Gli ho lasciato alcuni dei suoi attributi, come la bilancia, su cui pesa le anime, che vanno giù agli inferi oppure salgono. Gli ho lasciato una spada che è un po' un laser. E poi ho voluto visualizzare la scissione, e quello sarebbe il dragone, sarebbe il diavolo, il demone. Qui vicino sul compasso della Terra c'è un piccolo bambino, lui aspetta una nuova venuta dell'arcangelo, quindi questo quadro lo vorrei intitolare proprio Invocazione all'arcangelo. Non è un ricordo delle apparizioni passate, è una invocazione perché si avveri una nuova discesa dell'arcangelo sulla Terra. È morto questo pomeriggio all'età di 94 anni, Fra Modestino da Pietrelcina.